Ciao a tutti, piacere, io mi chiamo Red e sono qui a fare questo video che sarebbe il primo di tanti video che farò e su questo canale YouTube da cui il nome Musica Nomade. Vi spiegherò a breve tutti i dettagli. Ed è un po' complicato, essendo il primo video è un po' difficile, nel senso non sai cosa dire, non sai cosa fare, eccetera eccetera. Però me l'hanno consigliato parecchi amici, perché datasi la vita che faccio, che è abbastanza particolare, mi hanno consigliato: ma perché non fai pure tu influencer, youtuber, content creator, comunque sia, non ti butti in quel campo lì? E allora ho deciso alla fine di farlo. Ho acquistato una GoPro e ho detto: anche io faccio questa cosa, va, proviamo, perlomeno per passione. È ovvio, ci sta. Allora, io di mio sono un music producer o produttore musicale, cioè faccio strumentali per chi ci canta, prevalentemente nell'ambiente del rap, trap, rappers, trappers. Però ecco, sono a banda larga, quindi mi piace la musica a 360 gradi. Quindi nel mio canale troverete anche tantissime musiche di quelle che farò io, le mie composizioni, e quindi avrete allegato anche il canale dove ascoltare, dove sentire i vari singoli che farò. E detto questo, vi faccio capire un po' un primo dettaglio di quello che è la mia vita. Allora, questo qui è il mio camper e io vivo con il camper. Ovviamente gli spostamenti per fare la spesa e quant'altro, piccoli spostamenti, li faccio tramite quel longboard che sta appoggiato. Questo camper qui è un camper dell'89, è abbastanza vecchiarello, però è un Imer, cioè è un Fiat 2.5 Ducato turbo diesel, e invece la cellula abitativa è un Imer Camp, praticamente della ditta della Imer, quindi abbiamo un materiale abbastanza qualitativo. E per quanto riguarda il discorso del mio camper, è un turbo, quindi riesco a raggiungere tranquillamente i 120 km orari in autostrada, quindi posso pure spostarmi abbastanza velocemente, diciamo. E il peso complessivo è 31 quintali, però io ce l'ho sottopeso, quindi riesce a essere un po' più scattante. E dentro questo camper praticamente c'è la mia vita, c'è tutte le mie cose, e io, in base a dove vado, dove mi sposto, lavoro eccetera eccetera, conduco la mia vita vivendo comunque nel camper. E ci sono parecchie persone che fanno questa tipologia di vita ultimamente, e io sono fra uno di quelli, cioè nel senso, comunque conduco questa vita da, diciamo, ormai 3 anni, sì, tra via vai 3 anni, sono stato pure magari un periodo in casa eccetera, però la mia vita è questa, diciamo. Da quest'anno, dall'anno scorso, mi sembra da maggio sono fisso nel camper, cioè ho dormito sempre esclusivamente nel mio camper, e quindi conduco la mia vita come una persona classica che vive dentro una casa. Solo che la mia casa ha 4 ruote, quindi mi posso spostare, posso andare dove voglio. Mettiamoci che posso dire pure delle parolacce, perché così togliamo questo discorso qui, che magari, sai, lo dici, non lo dici, ma il mio canale è così, sti cazzi. E comunque sia, fatto sta, oltre a fare questa vita qua e vivere col camper e spostarmi e tutto quanto, che vedrete poi pian piano le mie evoluzioni dei video, e volevo
precisare che sarà un canale abbastanza differente rispetto agli altri, perché molte persone fanno vedere il loro camper, come è composto, cosa fanno. Cioè, io ho una giornata già abbastanza varia, nel senso, facendo pure musica e riuscendo a comporre musica per me stesso, riesco a creare magari dei video significativi, e dove poi, oltre a questo, aggiungerò pure delle altre particolarità che le vedrete nel tempo. Non vi dico nulla per il momento, però saranno dei contenuti già particolari. In questo momento vi faccio vedere. Mi trovo, vabbè, questa notte ho dormito qui, perché dice sì che potevo andare in un'altra zona. E ho dormito qui tranquillamente, c'erano altri camper, poi sono andati via poco fa. E questa è la zona. Siamo a Olginate, vicino Lecco. Questa è una zona dove vengo spesso pure col camper per allacciarmi alla corrente quanto mi serve. E purtroppo ho iniziato a fare il primo video e tutto, però lo pubblicherò poi più avanti. Perché questo? Perché ho problematiche col computer e sto attendendo un attimo che mi incrementano dei soldi per poter cambiare il mio computer e poter riuscire a montare un pochettino il video. E quindi questo contenuto qui lo vedrete sicuramente più avanti. Per il resto ho già preso qualche contenuto da mettere, li vedrete un po' sbalzati, confusionari, soprattutto all'inizio. Però dopo, prima o poi, come mi farò al computer, sistemeremo tutta la questione. Quindi vi farò vedere dei contenuti abbastanza di netto da uno dall'altro. Quindi tante volte non si capisce neanche se è il giorno prima o il giorno dopo, ecco. E niente, questo è quanto.